Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Visto l'ottimo riscontro che ha avuto il video sui giochi rari per Wii, ho deciso di riproporre lo stesso format passando al GameCube. Oggi però non faremo una lista dei titoli più rari, ma bensì una lista degli accessori più fuori di testa, introvabili e costosi che hanno graziato il cubetto. La lista è lunghissima e in questo video vi parlerò solo di alcune periferiche meritevoli, e quindi fatemi sapere nei commenti se vorreste vedere altri episodi del genere. Inoltre, trattandosi di oggetti molto rari e ambiti tra i collezionisti di tutto il mondo, gran parte delle immagini che vi mostrerò saranno prese da altri creator, non avendo gli oggetti a disposizione. Ovviamente citerò tutti quanti. Detto questo, sapete che potete supportare il mio lavoro come meglio credete. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social. Vi aspetto poi su Ko-fi per il 70° caffè virtuale. Iniziamo! Partiamo soft con un accessorio che probabilmente molti di voi già conosceranno, il Wavebird. Si tratta di un controller wireless prodotto da Nintendo che per l'epoca fu molto innovativo e che oggi è molto ricercato tra i collezionisti. Tra feedback aptico, HD Rumble e analogici che si muovono da soli, oggigiorno siamo abituati a controller dalle funzionalità estremamente avanzate e diamo quasi per scontate alcune feature che fino a inizio anni 2000 erano in realtà fantascienza pura. Il Wavebird fu una piccola rivoluzione a modo suo, perché rappresentò finalmente l'approdo di un controller wireless affidabile e venduto a un prezzo ragionevole. Nintendo in passato aveva già provato a produrre un sistema di controllo senza fili, ma tutti i suoi esperimenti si erano rivelati dei sonori buchi nell'acqua. Col Wavebird si apriva una nuova epoca. Il controller comunicava attraverso le onde radio un segnale al ricevitore che andava inserito nella porta del controller GameCube. Controller e ricevitore andavano sincronizzati sulla stessa frequenza e tramite un selettore a rotellina era possibile scegliere uno dei 16 canali disponibili, rendendo così possibile la presenza di altrettanti Wavebird in una sola area, senza alcun problema di interferenza. La portata era eccellente, Nintendo garantiva un raggio di 6 metri, l'input lag nullo e l'autonomia ottima, necessitando solo di 2 batterie stilo a fronte di un'autonomia compresa tra le 50 e le 100 ore di utilizzo. Il controller mantiene lo stesso layout del pad GameCube, con l'unica differenza del corpo centrale sporgente che ospita il tasto per l'accensione, la rotella per la frequenza e un LED che indica la ricezione del segnale. L'unica feature a mancare, probabilmente per contenere il consumo di energia, è la vibrazione. Oggi, se volete accaparrarvi un Wavebird in buone condizioni con box e istruzioni, preparatevi a spendere non meno di un centinaio di euro. E se pensate che questa cifra sia folle per solo un controller, beh, aspettate che vi parli del cavo component ufficiale Nintendo. Venduto solo ed esclusivamente tramite il sito di Nintendo, questo cavo è stato ben presto tolto dal commercio, dato lo scarso interesse da parte dei consumatori. Peccato che col tempo le cose siano cambiate, e di parecchio. Con una rapida ricognizione su eBay, ci si rende subito conto di quanto poco sia diffuso questo cavo e di quanto sia ricercato tra gli appassionati della console, visto le cifre assurde a cui viene venduto. Il cavo sostanzialmente permetteva, oltre a una migliore definizione dell'immagine, pari alla qualità di un cavo SCART, il supporto al Progressive Scan, ovvero una modalità 480p 60fps. Il Progressive Scan, tra le altre cose, era disponibile solo su alcuni titoli e in Europa, nelle versioni PAL, nessun gioco era in grado di supportarlo. Ma come mai il cavo è diventato così ricercato? Questa periferica conteneva un chip video al suo interno, che convertiva il segnale da digitale ad analogico. Caratteristica che precluse l'arrivo di modelli fatti da terze parti. Nintendo era l'unica produttrice di questo cavo e non solo ben presto lo tolse dal commercio, ma lo ritenne così inutile da eliminare l'uscita video digitale nella seconda revisione del GameCube, la DOL 101. Il risultato è che di cavi component se ne sono visti così pochi in giro che forse si tratta uno degli accessori più rari per GameCube. Parliamo ora di qualcosa di molto più conosciuto, ma che comunque non è semplice da trovare. Anzi, mi riferisco al Game Boy Player, la periferica per GameCube che consentiva di giocare su televisione tutte le cartucce originali appartenenti alla linea evolutiva del Game Boy. Di questa periferica ve ne ho già parlato in un video dedicato che vi consiglio di recuperare assolutamente. Per farla breve, però, l'accessorio consiste in una base da posizionare sotto la console e che si connette tramite la porta High Speed Parallel. Può leggere le
delle cartucce del Game Boy classico, Color e Advance, e inoltre supporta anche la connessione tramite Link Cable, il che permette di usare un GBA come controller. La periferica è region free, ma il suo disco d'avvio, necessario per far partire il software di emulazione, segue il blocco regionale tra PAL, NTSC e JAP. Quindi, se siete alla ricerca di un Game Boy Player, assicuratevi che venga venduto assieme al suo disco di gioco e che questo combaci con la regione del vostro GameCube. Oggi la periferica è uno degli accessori più richiesti per il cubetto e trovarne uno in buone condizioni è un'impresa tutt'altro che semplice. Ma rimanendo sempre dalle parti del Game Boy Player, questa volta è il turno di Ori, azienda che molti di voi conosceranno grazie alle periferiche prodotte per Nintendo Switch. Bene, la compagnia giapponese produsse anche un controller pensato appositamente per il Game Boy Player e ad oggi è uno dei pad più costosi in assoluto. L'Ori Game Boy Player Controller è un ibrido a dir poco particolare. Si tratta di un pad per GameCube, pensato per adattarsi al meglio al sistema di controllo dei giochi GBA, che presenta la forma di un controller SNES. Insomma, un bel mischione. Rispetto al pad standard del GameCube, non ha la leva analogica né il C-Stick e i tasti LR non presentano livelli di pressione, limitazioni che lo tagliano fuori da quasi tutta la libreria GameCube. Il D-pad è però effettivamente di buona fattura, il che lo rende perfetto per giocare ai titoli Game Boy. Peccato che ci sia il piccolo problemino del prezzo. Ad oggi la periferica di Ori è introvabile e le quotazioni di mercato sono schizzate alle stelle. Non essendo un accessorio first party né presentando dei reali benefici rispetto alle altre periferiche, si tratta proprio di un vezzo da collezionisti. Bene, abbiamo riso, abbiamo scherzato, ma adesso è giunto il momento di addentrarci nella parte strana, ma strana forte, del cubetto. Quanti di voi hanno mai avuto la necessità di avere una tastiera su GameCube? Come? Nessuno? Chi lo avrebbe mai detto? Beh, in ogni caso vi presento una delle cose più no sense che abbia mai visto in vita mia, il GameCube ASCII Controller, o ASCII, non sono sicurissimo della pronuncia. Ora, non fraintendiamoci, un po' tutte le console hanno ricevuto le loro tastiere, a volte con periferiche di dubbio gusto e dal layout non proprio ergonomico, ma penso che nessuno si sia mai spinto tanto oltre come l'ASCII Controller. Il concept è molto semplice. Segare in due un controller GameCube per inserirci all'interno una tastiera, per avere comodamente a portata di mano tutti i tasti necessari nel caso vi venisse l'irrefrenabile voglia di chattare con qualcuno. Ovviamente si tratta di una periferica sconosciuta perché i giochi che la supportano sono pochissimi, in realtà solo due, la collection di Phantasy Star Online 1 e 2 e Phantasy Star Online 3, e la tastiera fu commercializzata solo in Giappone, ma anche lì in quantità ridotte. Insomma, buona fortuna se ve ne capita una tra le mani, non vi nascondo che se mai me ne trovassi una davanti non esiterei a comprarla, nonostante la sua inutilità. E chiudiamo con il sacro graal della follia, l'araldo del cattivo gusto, il più monumentale, avveniristico, incomprensibile agglomerato di vernice, plastica e tasti che la mente umana abbia mai concepito, il Resident Evil 4 Chainsaw Controller. Avete presente quanto fu rivoluzionario e d'impatto l'arrivo sul mercato di Resident Evil 4? Beh, Capcom a quanto pare era consapevole di aver stravolto il mondo dei videogiochi, e quale modo migliore di festeggiare se non permettendo a Nubitech di creare il controller più assurdo che la storia ricordi? Prendendo spunto dall'iconico nemico del gioco, Chainsaw Man, il controller è una replica fedele della motosega con cui è equipaggiato il personaggio, e l'attenzione ai dettagli è impressionante. Il tocco di classe è chiaramente il finto sangue che ricopre tutto il controller, che veniva venduto in un box pensato per l'esposizione. Lo stand poi è addirittura dotato di uno scompartimento dove nascondere il cavo quando non si utilizza la motosega, cavo che tra l'altro dovete assicurarvi sia presente nel caso vi ritrovaste ad acquistare un modello usato. Si tratta infatti di un cavo unico pensato per la periferica, che non troverete da nessun'altra parte. In ogni caso il controller è un controller GameCube a tutti gli effetti, ha solo una forma un pochino bizzarra. La motosega è pura plastica e non presenta alcun meccanismo aggiuntivo che aziona la sega, per fortuna aggiungerei. Ci sono tutti i tasti del pad originale, adattati all'impugnatura della motosega, il che lo rende utilizzabile con qualsiasi altro gioco della console. Ne esiste anche una versione PlayStation 2, ma la colorazione è differente e presenta alcune feature aggiuntive, tra cui una sorta di sensore di movimento che tiene conto dell'inclinazione della periferica, rendendo il tutto ancora più scomodo. La versione per GameCube è a dir poco
poco rara, figuriamoci con tutta la scatola. A detta di Nubitech, il Chainsaw Controller doveva aumentare l'immersione nelle ambientazioni di Resident Evil 4. Secondo me si tratta solo di un modo scomodo di giocare un dannatissimo capolavoro. Ma porca miseria, sei un esperimento tanto folle quanto affascinante e credo che prima o poi la follia la farò. E voi cosa ne pensate? E questo poracci era tutto per il video di oggi. Come al solito vi aspetto nei commenti per sapere se conoscevate queste periferiche e se magari ne avete qualcuna in collezione. Vi ringrazio per essere arrivati fino alla fine e vi do appuntamento al prossimo video. Io sono il Poro Chain, Michele Sou, ciao!